Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nell'angolo del gaming. E siamo all'interno di un nuovo episodio di The Squad. Come potete notare dalla schermata, ora abbiamo qui il tabulato telefonico di Anna. Non sappiamo quali sono le date in cui sono state fatte queste telefonate, ma sappiamo che sono state fatte. Interlocutore, interlocutrice, durata. Notate che nessuna ha un nome, dobbiamo capire quindi i numeri a cosa fanno riferimento. Ultima cosa. Allora, il primo numero da chiamare è 22906. 22906. Proviamo a metterlo anche qui. 22906. ID non trovato, 22906, andiamo di qua, 22906. Hello, Ciao, you have questa è la segreteria telefonica di garage di Roger. Roger. Purtroppo al momento non possiamo rispondere alla sua chiamata. Per leave favore, your lasciate il vostro message numero di after the telefono dopo il segnale signal, and acustico. we'll call Vi you richiameremo back il as soon as prima possible. possibile. Thank you. Ciao ciao, mi sentite? Quindi 22906, naturalmente come messaggio no, però. Allora, ho chiamato il primo numero. È il garage di Roger. Di Roger. Scusa, non sono stato abbastanza veloce. Ci hai chiamato? Sto spulciando il tabulato delle chiamate di Anna. E nel giorno della scomparsa c'è il garage di Roger. Vedete che Jesse era presente ma non è riuscito a rispondere. Però ha capito che ero io, eh. Può ben essere, la macchina di Anna era da noi, quindi non ci sono dubbi. Cosa aveva la macchina? Dire il vero, non l'ho capito bene. Interessante. Aspetta, dico a Ricci di scriverti. Perfetto. Così scopriremo qualcosa in più di quella telefonata che sembrerebbe un po' inconcludente. Magari qualcosa si scopre. Devo dirti che è ancora un po' occupato, ma si farà vivo quanto prima. Grazie, Jesse. Di nulla. A dopo. Al mio numero non ha risposto nessuno, mi dice Jake. Però Ricci mi ha appena scritto. Allora, ehi là! Jesse mi ha detto che vuoi chiedermi qualcosa. Hai chiamato Anna il giorno della sua scomparsa? Sì, l'ho fatto. Mi puoi dire di più? Cioè, tu saresti una delle ultime persone che ha parlato prima che lei scomparisse. Al mattino avevo finito di sistemare la sua macchina e ho detto che sarebbe potuta venire. Così le ho detto che sarebbe potuta venire a ritirarla. Me l'aveva portata un paio di giorni prima. Ah, capisco. Che strano, anche Dana gli ha portato la macchina. Speriamo che non scompaia anche Dana 2 giorni dopo. Solo che si trova all'ospedale, quindi ho qualche speranza in più. E scusami se per caso mi sono dimenticato di dirtelo. Ma no, non ti preoccupare. Avrei altre domande al riguardo? Certo. Chiedimi ciò che vuoi. Quindi Anna era da te prima di sparire. Cioè, non ti sto accusando in questo momento, Ricci. Cioè, sì, è chiaro, ben chiaro, eh? Ben scuro, ben nuovo. Sì, è venuta dopo che l'ho chiamata e si è portata via la macchina. Da allora non l'ho più vista. Perché Jesse non ne sa nulla? Perché
È la tua segretaria, e fa anche, è anche la voce nella segreteria telefonica, cioè segretaria e segreteria. Perché non era in officina, era libera quel giorno. Oh, ma è sempre libera, Jessie. Cosa c'era di rotto nella macchina di Anna? La coppa dell'olio. Se dovessi indovinare cosa abbia danneggiato la coppa dell'olio, direi una buca stradale. Però non gliel'ho chiesto. Sì, magari ha guidato per le strade italiane. Pensate che c'è una città di circa 45.000 abitanti che è stata definita la più pericolosa della Sardegna per i buchi, per le strade, per la mancanza anche di strisce pedonali, ben visibili. Fa concorrenza a una delle città più grandi d'Italia. Allora, non so se può aiutarti. Io penso di sì. Grazie. In che modo scopriremo magari più avanti? Ti è venuto in mente qualcosa riguardo Anna? No, purtroppo nulla. Nemmeno qualcosa riguardo al suo carattere? O che riguarda il suo carattere. Era felice come sempre. L'ho accompagnata alla macchina e abbiamo parlato per breve tempo. Lei mi ha dato la mancia, mi ricordo ancora la cifra giusta, precisa, corretta. Le ha presi dalla macchina. C'è sempre dalla sua macchina. C'è sempre un po' di moneta nel portabevande dietro al freno a mano. Ti ha dato la mancia. Cioè, se siete amici, la mancia. Sì, all'inizio non volevo accettare. Sapeva che in situazione ero con l'officina. Va bene, hai idea di dove è andata dopo Anna? Magari ti ha detto che stava andando in un certo luogo, no? Non, va bene. Tu conosci Anna da molto tempo? Sì, circa da quando ho dei ricordi, cioè da siete nati insieme. Credo che andreste piuttosto d'accordo. Lo scopriremo presto. Credo che noi due non abbiamo mai parlato di lei. Ci abbiamo parlato di tante cose. Ma mancava ancora questa conversazione molto sentita. Forse l'ho vista per ultimo. Immagino sia dura. Mi dispiace di non poter aiutare di più. Ti sei stato molto d'aiuto, Ricci. Non sono un grande detective, dato che non ho capito di essere stato d'aiuto. Stiamo anche indagando sull'uomo senza volto insieme, sui corvi, eccetera. E vuoi dare un'occhiata a ciò di cui mi sto occupando? Certo! È la macchina di Dan, magari. Vediamo. Tutta distrutta. C'è un bel lavoro qua da fare per rimetterla nuova. La macchina di Dan, brutto a fare, no? Inguardabile. Adios. Ok. Ricci è ora offline. Ah, ho chiamato il successivo numero della lista e questa volta ho avuto più fortuna. È di Thomas. Un attimo, hai trovato Ricci o Jessica?
Sì, ho parlato con Ricci. Ha riparato l'auto di Anna. Non si è accorto di nulla di strano nel suo comportamento. Probabilmente Ricci è stato l'ultimo ad aver visto Anna. Lui mi ringrazia. Ricapitola, aspetta, è molto importante scoprire il più possibile sul giorno della sua scomparsa. Un attimo, torniamo un attimo sul tabulato. Allora abbiamo il garage di Roger, non ci serve più il numero, e Thomas. Gli altri tre, per gli altri tre scopriremo. C'era qualcosa di strano nelle informazioni di Ricci. Il discorso mi è sembrato come se mi stesse nascondendo qualcosa. Interessante. Ma magari mi sto io sbagliando. Per queste cose mi affido a te completamente. Potresti parlare a Thomas della sua telefonata con Anna? Subito? Sì. Ma davvero subito, subito, così? O hai un motivo per aspettare ancora? A dire il vero, sì, vorrei chiudere l'episodio. Devo stare attento a qualcosa? Così saprete di cosa parleremo nel prossimo episodio. Con Thomas. Credo che siano passati i tempi in cui ti dovevo dire come comportarti. Ormai sono un adulto. Devo andare ora. Mi sono preso anche troppo tempo. Oi. Allora ti saluto. Ciao. Mi dispiace doverti lasciare solo con tutte queste faccende da sbrigare. Gliela faccio, non preoccuparti. Stammi bene. Allora, mi farò vivo quanto prima. Chiudiamo? Bene. E quindi chiudiamo anche l'episodio. La prossima volta parleremo con Thomas. Vi saluto, ciao a tutti!